mantenere perché la sua testimonianza, il suo annuncio sia verace, sia vero e non falso, sia annuncio di un altro, non annuncio di sé. Io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso, io ve l'ho trasmesso, ma non vi sto trasmettendo me, ma ciò che mi ha dato il Signore. Qual è l'atteggiamento? L'atteggiamento è quello dello stupore, lo sentivamo all'inizio, lo stupore. Pensate, cito un salmo tra tanti, pensate al salmo 19, quello che certamente conoscete. Se vi dico salmo 19 magari non vi dice nulla, ma quel salmo che dice: i cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annuncia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte alla notte ne trasmette notizia. Perché pensate che questo salmista sta scrivendo in questo modo? È uno che sta guardando il cielo, è uno che sta guardando la creazione e si stupisce e dice: tutto ciò che Dio ha fatto, siccome tutto è opera di Dio, ciò che Dio ha fatto provoca stupore. Vi ricordate anche nel Salmo 8? Se guardi il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna, le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo? Anche l'uomo provoca stupore. Pensate se le relazioni umane fossero abitate dallo stupore. Che cos'è l'uomo perché tu te ne curi, perché tu te ne prenda pensiero? E gli antichi, i nostri padri nella fede, ce l'hanno trasmesso come preghiera questo atteggiamento di grande stupore, stupirsi dell'opera di Dio. Guardavano il sole, e sempre nel Salmo 19, vi ricordate come lo descrive? È come un uomo che esce dalla stanza nuziale, come un prode che percorre la strada, cioè non avevano parole più belle di dire: il sole è come un uomo che ha passato una notte di amore con la sua sposa ed è contento, esce dalla tenda, felice. Tutto parla di Dio, perché tutto è mistero di Dio. Il mistero pasquale è questo. Il mistero pasquale, la parola della morte e della risurrezione, si coglie anche guardando la creazione, guardando il sole, guardando l'alternarsi di giorno e di notte. Gli antichi rimanevano stupiti da questo fatto. Ma com'è che c'è il giorno e poi il sole tramonta e c'è la notte? Sono due cose opposte. Perché il sole scompare? Noi ci siamo inventati per i nostri figli la favoletta che il sole va a dormire. Per gli antichi altro che dormire il sole. Il sole andava a fare durante la notte un tragitto notturno, andava a combattere una battaglia contro le tenebre. E l'alba, l'aurora, era ancora la risonanza di quella voce originaria della creazione in cui Dio disse: sia la luce. È la sconfitta delle tenebre, è la vittoria della luce sulle tenebre, è un andamento pasquale, perché noi la notte di Pasqua cosa celebriamo? Non celebriamo la vittoria della luce sulle tenebre. E gli antichi, quando guardavano l'alternanza, chi si alza alle 11 questo non lo può vedere, ma chi si alza presto la mattina e vede l'alba, non è solo bella perché c'è la rugiada, c'è il cinguettio dei passeri, che sono, come dire, elementi a me molto cari, mi chiamo passaro, quindi non posso parlare male dei passeri, e ci rimango un po' male quando Gesù dice che voi valete più di molti passeri, ci rimango un po' male, però pazienza, anche questo fa parte del mistero di Dio, capite? Mi avvio alla conclusione. Allora, è la vittoria della luce sulle tenebre, è il ricordo di quella parola che Dio disse in Genesi 1. Sia la luce, vi ricordate, le tenebre ricoprivano l'abisso, un vento fortissimo scuoteva le acque e Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Questo provoca stupore. Io sono convinto, sapete, che se noi non recuperiamo la dimensione dello stupore di fronte all'opera grande di Dio, se non ci mettiamo in ascolto, perché lo stupore nasce dall'ascolto, di tutto ciò che Dio ha fatto, della sua grande opera, noi corriamo il rischio di raccontare noi stessi, di trasmettere noi stessi
non il Signore. E lo stupore del Salmo 19 è anche uno stupore per la legge. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima, vi ricordate? La testimonianza del Signore è vera, rende saggio il semplice. Si stupivano perché la legge è dono di Dio. La legge non è qualcosa che tu sei obbligato a fare, ma la legge è l'offerta di una relazione che Dio fa al suo popolo. Anche qui, vi ricordate come cominciano i 10 comandamenti? Come cominciano? Io sono il Signore tuo Dio. Dov'è il comandamento? Non c'è un comandamento. All'inizio dei comandamenti non c'è un comandamento. Non c'è un verbo all'imperativo. Io sono Yahweh, il tuo Dio. Dio si consegna al suo popolo, offre una relazione. Ed è questa relazione che è la legge, che rende ragione della legge. Non ci sono prima le norme e poi la relazione. C'è prima la relazione e poi le norme. Per questo il salmista guarda la legge, alla Torah, e dice: la Torah del Signore è perfetta. Perché non mi impone solo delle cose da fare, ma le fa precedere dall'offerta di sé, dal dono di sé. Ma non è questo il mistero pasquale. Non è l'offerta di sé che Dio fa, per esempio nella parola della croce, nella parola del Figlio, quando dice: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Non è forse il mistero pasquale quel grido di Gesù, quel vagito di una creazione nuova, che fa nuove tutte le cose in Cristo e che può permettere a Paolo di dire: se uno è in Cristo è una creatura nuova. Le cose di prima sono passate, ecco, ne sono nate di nuovo. E questa è la dinamica profonda della paradosis, della trasmissione. E questo ci chiede, ci impone, direi quasi, di metterci in ascolto. Ricordate Deuteronomio al capitolo 6. Shema Israel, Adonai Eloenu, Adonai Echad. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Ma vi ricordate, dopo questa bella espressione, cosa dice il testo? Queste cose le ripeterai ai tuoi figli, le dirai quando sei per strada. La testimonianza, la profezia, la paradosis, la trasmissione della fede, scaturisce sempre da un ascolto che ti colloca nello spazio stesso di Dio, perché Dio è colui che ascolta, come sta scritto. Il grido del suo popolo salì a Dio. Dio ascoltò e si prese cura del suo popolo. E allora concludo con le parole del Salmo 78. Sentiamoci davvero, per il dono dello Spirito che abbiamo ricevuto, chiamati a questa grande responsabilità. Ma vorrei che qui la parola responsabilità la intendessimo per quella che è: capacità di rispondere, responsabili, capacità di rispondere. Che è proprio dell'uomo spirituale, dell'uomo pieno dello Spirito di Cristo, di questa responsabilità che abbiamo ricevuto a raccontare con i fatti e nella verità il mistero pasquale. Ciò che dal Signore abbiamo ricevuto, abbiamo ascoltato e trasmettiamo ai nostri figli le sue grandi opere, piene di stupore, senza perdere mai lo stupore, perché Dio ci sorprende sempre. Dio è sempre oltre e altro rispetto a quello che di Lui noi possiamo dire, pensare, immaginare, forse anche studiare. Dio è sempre oltre. Portiamo con noi questa responsabilità, perché in ultima analisi, è davvero l'ultima cosa che vi dico, forse la più importante, possiamo trasmettere ciò che abbiamo ricevuto se viviamo nello Spirito di Cristo e secondo lo Spirito di Cristo, perché ciò che noi abbiamo ricevuto l'abbiamo ricevuto dal Signore, e dunque bisogna essere nel suo Spirito e vivere secondo il suo Spirito, che vuol dire semplicemente questo: dare a Dio la stessa risposta che ha dato il Figlio Gesù: Padre, si compia in me la tua volontà. Come ci ricorda l'Apostolo Paolo, figli nel Figlio per il dono dello Spirito, capaci di chiamare Dio Abba.
come dice il secondo libro dei Maccabei, che forse non avete mai letto, si conclude così: se la materia è disposta bene, è quando ho saputo fare. Se è disposta male, è quando ho potuto fare. E qui sia la fine. Grazie Gesù e grazie allo Spirito Santo perché si è servito di Don Angelo per raggiungere i nostri cuori, soprattutto all'inizio di questo cammino dell'Avvento e soprattutto mentre il rinnovamento nello Spirito e tutta la Chiesa è già in cammino verso una nuova evangelizzazione. E tutto ciò che ci è stato detto è stato tante volte ripetuto dal nostro carissimo e amatissimo padre e Papa Francesco, che parla di annunciare Cristo, di annunciare il Vangelo, di annunciare il Kerigma, così come ci è stato ricordato oggi. Ecco, Gesù, ecco, non facciamo un idolo per ciò che ciascuno di noi, così come ciascuno di noi lo immagina. È proprio nell'immaginario. Gesù e Dio mantengono sempre la privacy. Non pensiamo di avere il filo diretto con Gesù, per cui ogni cosa è sempre chiara. Pensate che mentre il popolo era ai piedi del Monte Sina, in attesa che Mosè scendesse per dare la notizia di come era avvenuto questo incontro con Dio, ecco che loro percepivano che Mosè stava parlando con Dio attraverso i tuoni, attraverso ciò che potevano percepire, ma non riuscivano ad entrare in questo mistero straordinario che rimane tale. Allora ringraziamo Don Angelo e adesso lui, Av Maliach, che significa Padre Angelo, Yaruz Chipazon Lifnot Mazzarino. Lui ha usato sempre questa frase, no? Ha detto correre in fretta, Yaruz Chipazon. Ecco, lui deve correre per andare a Mazzarino perché ha altri impegni nel pomeriggio, ma noi lo vogliamo ringraziare di vero cuore, veramente con tutto l'affetto possibile e immaginabile.